Abbiamo suonato insieme veramente la prima volta 3 o 4 anni fa a Siena, dico bene, sì. E la situazione di Siena Jazz. Da lì poi dopo un po' mi è venuta l'idea di fare un quartetto con loro. Gabriele già suona anche nell'altro mio gruppo, e a parte quando qualunque occasione in cui lo chiamo, quindi è stata una cosa molto naturale, così sono musicisti che mi piacciono, in più avevo voglia di suonare con la chitarra, e è venuta l'occasione. Noi quando è che suoniamo insieme veramente con questo gruppo? Un anno e mezzo? Scarsi. Però all'inizio ovviamente quando nasce un gruppo passano dei mesi in cui magari si fa una serata, poi poco per volta, poi è uscito il disco. Il disco è nato ovviamente perché quando il gruppo ha cominciato a funzionare musicalmente, siccome io dovevo fare un disco, non facevo un disco da 2 o 3 anni, anche Manfred Eicher mi ha detto quando è che fai il prossimo disco, adesso ho un gruppo pronto, il repertorio, tutto, e abbiamo inciso. Gennaio di quest'anno, il disco è uscito ai primi di settembre. Wild Dance è un titolo che si riferisce a un brano che non risponde assolutamente al titolo, perché non è una dance, è un pezzo senza tempo. Però mi piaceva questo titolo comunque, per cui anche se non c'entra molto col contesto della musica di quel pezzo, mi è piaciuto tenerlo. Mi piaceva, poi a Manfred Eicher piaceva come titolo del disco. A marzo siamo in Oriente, abbiamo un piccolo giro in Oriente, Bangkok, Singapore. E siete stati recentemente invece in qualche altro posto in giro per l'Europa, mi pare di aver visto, no? L'altro ieri, 3 giorni fa, eravamo a Bordeaux al festival, abbiamo fatto il festival di Marsiac, che è un festival molto bello, molto, molto importante, in Germania, poi al Parc Floral a Parigi. Ah, il festival del Parc Floral di Parigi. In Polonia. Poi sì, a marzo abbiamo un tour nel sud-est asiatico. Gabriele!
tutto qua. Sì, era facile. Mi è piaciuto molto quello che ha detto Gabriele.